Le cartoline di oggi partono, per un intero mese la città di Cava dei Tirreni farà gara per raccogliere più carta e cartone possibile, ma è soprattutto questo spirito di collaborazione per migliorare la raccolta differenziata in città alla base di questa operazione. Sì, è una bella iniziativa, questa che mette in competizione diverse città della regione Campania, di cui in particolare tre della provincia di Salerno, che sono Eboli, Scafati e Cava dei Tirreni, con altre importanti città della regione Campania, in tutto 330.000 cittadini coinvolti in queste Olimpiadi della raccolta differenziata di carta e cartone. È un coinvolgimento che riguarderà in particolare le scuole cittadine, le parrocchie, il mondo associativo, ma diciamo tutti i cittadini che se normalmente svolgono diligentemente la raccolta differenziata, in questo mese devono farlo con ancora più impegno, perché la città, nel caso di Vittoria, riceverà un premio di 25.000 euro che peraltro almeno in parte sarà devoluto proprio al mondo associativo, alle parrocchie, alle scuole che avranno contribuito maggiormente a questa grande gara per migliorare la raccolta differenziata. Sì, abbiamo fatto un giro insieme a dei collaboratori in tutte le scuole che molto entusiaste a parteciparvi, quindi noi, il nostro impegno è quello proprio di incentivarli a, anche ad avere una sinergia con l'istituzione, e questo è anche un modo per raggruppare le varie iniziative e il lavoro che facciamo ogni giorno e quindi incentivarli a partecipare. Allora, istruzioni per l'uso, diciamo ai nostri concittadini come fare per partecipare materialmente a queste cartoline. Allora, per quanto riguarda le associazioni, loro hanno un punto all'interno della loro associazione, nel momento in cui hanno raccolto un certo quantitativo di carta e cartone ci chiamano, noi andiamo a ritirare, si pesa e poi in base al peso durante tutto il periodo così si definisce il vincitore. Così anche le scuole all'esterno hanno un punto di raccolta che stamattina proprio Antonio Vallone e la signora Giovanni sono stati a posizionare questi punti di raccolta all'interno delle scuole, e così poi faremo con le parrocchie o il sabato o la domenica andremo sulle frazioni davanti alla chiesa, quindi in collaborazione col parroco, e la gente porterà carta e cartone, poi si pesa e si consegna il peso, il totale del peso si consegna al parroco. Nel momento in cui poi tra tutte queste parrocchie che partecipano, le associazioni e tutto il resto, chi avrà fatto il primo posto avrà un premio di 1.000 euro per comprare materiale didattico per le scuole, materiale per le associazioni e in qualche cosa per qualche parrocchia. Chiudiamo il discorso, ecco, e se un cittadino, un privato cittadino che non fa parte di associazioni, non frequenta la parrocchia, non ha figli che vanno a scuola e volesse dare anche lui il proprio contributo in carta e in cartone, come può fare? Allora sono due le soluzioni: o viene all'isola ecologica oppure prendendo informazioni tramite l'ufficio ci dice quando è disponibile a voler consegnare questo materiale e noi lo andiamo a ritirare direttamente fin casa sua.